Arriva un altro pareggio, c'è preoccupazione, ha visto un calo, qual è lo stato d'animo ad oggi? No, non c'è nessun calo, la Roma ha fatto cose straordinarie fino ad oggi, è bene che noi non ce lo dimentichiamo e che due pareggi non facciano cambiare l'idea, la sensazione che questa squadra dà in campo, e cioè che è una squadra che è in grado di arrivare in campo per vincere ogni partita, come è successo anche nelle ultime due partite, che tra l'altro questo è quello che è il nostro compito, metterci in condizione di essere in campo per vincere la partita. Questo è quello che continueremo a fare. Crede che esista un problema arbitro? Sentiamo l'avvocato. No, allora mi rilascio a quello che ho detto un attimo fa. Noi ci mettiamo in condizione di vincere le partite, dobbiamo metterci in condizione di poter vincere le partite. Poi i risultati dipendono da tante cose che sono al di fuori del nostro controllo, che possono essere la sfortuna, la bravura degli avversari, ovviamente il contrasto che oppongono, le decisioni arbitrali, che fanno parte del gioco, sono assolutamente fuori dal nostro controllo e di cui noi non dobbiamo preoccuparci. Però questa domanda era in relazione al fatto che comunque la piazza in qualche modo è scontenta, in qualche modo forse vorrebbe sentirsi anche, diciamo, rappresentata. Signori, se noi pensassimo che il campionato non è regolare perché gli arbitri decidono come finiscono le partite, noi non dovremmo scendere in campo. È evidente che non è così. Se poi noi dovessimo pensare che invece strillando possiamo condizionare gli arbitri, allora faremmo un altro errore ancora più grave, ancora più sciocco, perché se facciamo una gara a chi ha la voce più grossa e gli strumenti di informazione più grandi, abbiamo finito anche qui di fare il nostro lavoro. La partita di ieri porterà la Roma a entrare a gennaio in maniera forte sul mercato? No, la partita di ieri è una partita che la Roma meritava di vincere e che sfortunatamente non ha vinto, ma noi continuiamo il nostro percorso come abbiamo fatto la prima giornata. Ripeto, la Roma fino ad oggi ha dato dimostrazione di poter fare cose straordinarie e siamo convinti che continuerà a lavorare per continuare a farle. Si guarda sempre alla quarta o invece lo scudetto è possibile? Noi continuiamo a fare i nostri compiti, bisogna fare i compiti per arrivare preparati, e arrivare preparati vuol dire entrare in campo in condizione di poter vincere la partita, cosa che, ripeto, è successa in tutte le partite disputate finora, anche quelle pareggiate. La sosta arriva al momento giusto? Non c'è un momento giusto o non giusto, la squadra non è che ha bisogno di riposare, a parte che poi la sosta non è una sosta perché ci sono le nazionali che complicano invece sempre il lavoro di ogni squadra, perché i giocatori vanno via, tornano sapendo che lavoro hanno fatto, quindi la sosta sarebbe positiva se fosse una sosta per lavorare insieme, non è così, quindi non è positiva. Quanto pesa l'assenza di Francesco Totti? Tutte le assenze in una società pesano, perché l'allenatore deve poter fare le proprie scelte a seconda del momento di forma di ogni giocatore su tutta la rosa a disposizione. È ovvio che più si perdono giocatori a disposizione, meno si hanno scelte, meno si hanno soluzioni e quindi peggio per la squadra. Senta, lo stadio? Hai visto che c'è l'Odido? I maghi come stanno?